Nel corso della riunione a porte chiuse di scelta civica, a quanto pare molto burrascosa, convocata la sera di mercoledì 31 luglio da Mario Monti, per fare chiarezza sulla vicenda delle partecipazioni di Andrea Olivero ad un convegno dell'Udc, lo stesso Olivero è stato destituito dalla carica di coordinatore del partito. Secondo indiscrezioni, questa scelta non gradita all'ala cattolica di scelta civica potrebbe portare alle prossime dimissioni dello stesso Monti da presidente del partito. Ma quale futuro per Andrea Olivero? Un altro titolare di esercizio commerciale ha dovuto chiudere i battenti in provincia di Cuneo, come tanti nello stesso modo prima di lui in questo periodo di crisi senza fine. I piccoli e medi commercianti della Granda, fondamento di un'economia provinciale un tempo in florida e ricca di iniziativa, sembrano oggi le stelle cadenti della notte di San Lorenzo. Non si contano più le serrande abbassate nelle vie centrali delle sette sorelle e dei comuni dei territori limitrofi. A Saluzzo, a Savigliano, a Fossano, ma anche a Mondovia, Bra, Alba e Dacuneo, gli aspetti più preoccupanti della recessione si fanno sentire sulla capacità di spesa delle famiglie e dei singoli cittadini. Sopravvive soprattutto chi ha il coraggio di resistere e di sopportare, ma a volte il coraggio non è sufficiente. Anwar Antoine El Jouari, il barista 25enne albese di origine marocchina scomparso a Londra da domenica 14 luglio, è vivo e sta bene. Si è allontanato volontariamente senza comunicarlo a nessuno dopo un'importante vincita al casino e, al momento, si trova in vacanza in Australia, luogo che ha raggiunto in volo per festeggiare. Il capitano Marco Passarelli, da quattro anni comandante della Compagnia Carabinieri di Mondovì, ha accettato di dirigere la Compagnia Carabinieri di Meldola, in provincia di Forlì Cesena. Al suo posto, la prima settimana del mese di settembre arriverà a sostituirlo il tenente Raffaello Ciliento, originario di Chieri. Coltivava marijuana in camera da letto. Un uomo di 32 anni di Cuneo è stato arrestato per produzione di sostanze stupefacenti dagli agenti della polizia di Cuneo. I militari, avvertiti da diverse segnalazioni di movimenti sospetti nel condominio, hanno effettuato un blitz, rinvenendo nella camera da letto dell'uomo una vera e propria serra per la coltivazione dello stupefacente. I poliziotti hanno inoltre sequestrato 200 grammi di marijuana pronta all'uso. Domenica 4 agosto 2013 il Comune di Busca conferirà la cittadinanza onoraria alla Brigata Alpina Taurinense, oltre a consegnare alcuni attestati personali ai soldati buschesi. Ospite d'onore è la fanfara della Brigata Alpina Taurinense che offrirà un concerto nella centralissima Piazza della Rossa.